Personalmente vi posso dire che l'Antea Surf rappresenta per Colmich non un traguardo o un punto di arrivo, ma bensì lo start di un percorso che ci auguriamo sia pieno di successi. Perché vi dico questo? Lo dico perché questa canna ripartita in due sezioni simmetriche è stata costruita appositamente per soddisfare un desiderio che gli agonisti avevano già espresso da tempo, cioè quello di poter finalmente avere una canna Colmich per il surf puro, strutturata in questo modo. L'Antea è un attrezzo con cui è possibile affrontare qualsiasi condizione di mare e qualunque tipo di lancio senza incorrere in problematiche di alcun genere. Semplicemente 4 metri e 10 centimetri di pura potenza, suddividi su un calcio rigido e una cima in cui il concetto di ripartizione trova qui la sua più esatta collocazione. Un attrezzo in grado di lanciare piombi fino a 300 grammi senza mostrare alcun tipo di cedimento. In conclusione vi posso dire che l'Antea Surf è un vero e proprio gioiello, sia dal punto di vista della qualità che da quello del prezzo. E adesso passa a me la parola e ne sono molto felice perché vi parlerò di un altro fantastico attrezzo, la Duchessa. Si tratta di un'altra canna in due sezioni che assieme all'Antea compete il parco surf delle canne pesanti di casa Colmich. Come vedete dal calibro, si tratta di una canna con un calcio davvero sottile. Parliamo di 21,30 mm sopra il portamulinello. È stato possibile ottenere un calcio così sottile grazie all'utilizzo di uno spigot di raccordo, e questo senza inficiare sulla fluidità della curvatura e soprattutto senza diminuire la rigidità del pedone. È assolutamente una canna potente e molto reattiva, ideata per i pescatori che non vogliono scendere a compromessi tra distanza, potenza e sensibilità, senza dover rinunciare a nessuna di queste prerogative. Ha un fusto molto reattivo, raccordato con una vetta, chiamiamola da pesca, ossia una vetta che la rende idonea a lanci angolati, come il ground e il side. Altro aspetto importante è la colorazione della vetta, che è stata verniciata con vernice fluorescente, che ci aiuta moltissimo durante la pesca notturna. Il cartellino ci mostra chiaramente che la Duchessa è stata ben equipaggiata. Anelli di ottima qualità, Easy Guide Stainless Steel. Vorrei inoltre sottolineare che sono state usate strutture anti-tangle, che ci aiuta enormemente a combattere le spire del nylon durante le fasi di lancio. Allora guardate cosa vi tiro fuori dalla manica. Amo DSR 132 Hayabusa. È un amo sottilissimo, con occhiello, dalla punta molto affilata. È un amo molto simile alla serie Nuclear MR300, ma con una curva leggermente più accentuata. Il suo filo così sottile lo rende l'ideale per inneschi delicati come quelli degli anellidi, arenicola, coreano e americano. Il massimo.